Si è svolta nella giornata di ieri a Monterchi la seconda edizione della Monterchi Run, la gara podistica organizzata dall'associazione dilettantistica Virtus Monterchi del presidente e principale organizzatore dell'evento Gabriele Leonardi in collaborazione con l'associazione Monterchi del Mondo e gli amici del Maier, sezione Val Tiberina. La gara podistica, competitiva e non, è stata di 8 km e si è snodata sui colli monterchesi, garantendo panorami ricercati e alternando percorsi asfaltati e non con salite e discese. Ad aggiudicarsi la vittoria finale per quanto riguarda gli uomini è stato Federico Falzini della Unione Sportiva Policiano, secondo posto per Giuseppe Marini del Marathon Club di Città di Castello e terzo posto per Luca Giuliani dell'Avis Perugia. Nella categoria donne, invece, a tagliare per prima il traguardo è stata Francesca Scarzelli, secondo posto per Patrizia Lacrimini e terza piazza per Cristina Chiarini. Andiamoci a sentire adesso le dichiarazioni dei principali organizzatori dell'evento, Gabriele Leonardi e Marco Peli, e le parole del rappresentante della sezione Amici del Maier Val Tiberina, Davide Cerini. Quest'anno abbiamo con orgoglio eguagliato uno più, uno meno il numero dello scorso anno, quindi sono contento e siamo contenti come comitato organizzativo e come associazione Virtus Monterchi. Gabriele, facciamo un passo indietro. L'anno scorso, da dove vi è venuta l'idea di riportare il podismo a Monterchi? Ma l'idea è partita sinceramente quando io con Emanuele Cerini e Marco Maria Peli eravamo a correre come facciamo di solito d'estate per le vie dell'attuale percorso della Monterchi Run, e mentre si correva ci è venuta questa idea e quindi abbiamo cercato l'anno scorso di metterla in atto come prima volta e quest'anno e nei prossimi anni cercheremo di coltivarla e migliorarla. Tornando al presente, tornando alla giornata di oggi, siete soddisfatti? Sì, siamo molto soddisfatti, anche perché quest'anno abbiamo ricevuto, anche l'anno scorso però ci siamo ripetuti quest'anno, una mano dalle attività del paese e della Val Tiberina per portare a compimento la seconda edizione della Monterchi Run, che deve essere ogni anno, come ho già detto, migliorata e riqualificata al massimo. È bello anche sottolineare come il comitato organizzativo sia per lo più fatto di giovani. Sì, noi siamo una società fondata e costruita sui giovani, tutti del paese e pochi di fuori, però sono, diciamo che tutto il nostro organico è composto da gente dai 25 ai 30 anni, 35 anni, non di più. Gabriele, è importantissimo anche ricordare la vostra collaborazione con la sezione Amici del Maier della Val Tiberina. Sì, questo è il secondo anno, abbiamo voluto dare il nostro contributo per la sezione Val Tiberina Amici del Maier e per l'ospedale pediatrico Maier, contribuendo con una nostra donazione che l'affettueremo di persona a fine gara, nel senso a fine della manifestazione, quando avremo sistemato il tutto e potremo fare le cose con più calma. E siamo orgogliosi di questo. Gabriele, dato il successo di queste due edizioni, naturalmente appuntamento al prossimo anno. Sì, già da ora vi dico appuntamento al 2016, cercheremo di fare una edizione, ripeterci come quest'anno e migliorarci sempre restando al top del top, perché vogliamo esserlo per Monterchi e per noi stessi. Siamo con Marco Peli, uno degli organizzatori di questa Monterchi Run. Marco, quest'anno è la seconda edizione, com'è andata e se siete soddisfatti? Allora, è andata bene, come ci aspettavamo, tempo bello, per fortuna l'anno scorso abbiamo preso anche l'acqua, tanti partecipanti, tanto aiuto da parte di tutte le persone che hanno dedicato anche un'ora, 10 minuti alla realizzazione di questo evento e diciamo che ci aspettavamo una cosa del genere, quindi siamo contenti nella ottima riuscita di questo evento. Hai detto bene tu, Marco, è stato bello vedere anche la mobilitazione di tanta gente, anche giovani, soprattutto giovani, che sono venuti qua a darvi una mano. Sì, diciamo che questa è la cosa più importante. Quando si mobilita la popolazione, diciamo giovane,
riescono fuori sempre cose ben fatte, cose ben organizzate e in questi casi pochi intoppi, quindi siamo molto molto contenti e ringraziamo ancora tutti. Marco, avete eguagliato il numero di partecipanti dell'anno scorso, adesso l'appuntamento dopo questi due successi è il prossimo anno. Sì, diciamo che ci aspettavamo magari un po' di persone, un pochino più di persone, però uguagliare il numero dell'anno scorso già è un qualcosa che non è negativo, quindi già va bene. Per il prossimo anno vediamo se dovremo portare alcune modifiche, in quanto il percorso è effettivamente molto duro e alcune persone le ho viste molto provate. Cercheremo di fare meglio, di cambiare qualcosa, ecco. Appuntamento al prossimo anno, ovviamente. Siamo con Davide Cerini, uno dei componenti dell'associazione Ma Amici del Maier della Val Tiberina. Davide, anche quest'anno qui alla Monterchi Run si è rinnovata questa collaborazione tra questo evento e il vostro gruppo. Sì, è con vero piacere che anche quest'anno Gabriele Leonardi ha voluto di nuovo rimettere quelli che sono i loghi di un ospedale, credo fra i più importanti a livello italiano e non italiano, per i bambini. È una bella soddisfazione essere qui a Monterchi, che diciamo è un comune piccolo della Val Tiberina, ma per esempio quando si parla di Maier è molto rappresentativo, perché abbiamo come cittadino onorario uno dei dirigenti dell'ospedale pediatrico Maier, il professor Messineo. Ed è con questo che a nome mio, ma a nome anche degli altri componenti della sezione Maier Val Tiberina, che è Luigi Boncompagni, Simona Boldrini e Lara Melini, ringraziamo di nuovo gli organizzatori di questa manifestazione, ma anche tutti gli abitanti della Val Tiberina, che sono sempre molto, molto attivi nel fare molte manifestazioni pro Maier. E anche per sapere, questa qui è una sezione, anzi è l'unica sezione che esiste in Italia al di fuori, credo, dell'ospedale Maier. Ci gratifica come abitanti della Val Tiberina, perché siamo qui a rappresentare uno delle più importanti, come ho detto prima, dei più importanti ospedali pediatrici che esistono in Italia e anche, credo, in Europa. Perciò un grazie di nuovo a Gabriele Leonardi e a tutti gli organizzatori di questa manifestazione podistica. Grazie.